sono tre le proposte avanzate dall'Organizzazione regionale dei Giovani Democratici insieme al Movimento Giovanile della Sinistra Abruzzo per affrontare il problema del welfare studentesco nei tre atenei abruzzesi nel periodo post-emergenza Covid-19. Le proposte presentate a Pescara da Claudio Mastrangelo dei Giovani Democratici saranno sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale dopo essere state recepite dal capogruppo del PD Silvio Paolucci. La prima, una vera copertura delle borse di studio perché non ci siano più idonei non beneficiari, non come quella che ha solamente promesso la Regione sostanzialmente prendendo i fondi dal prossimo anno e portandoli su quest'anno, rimandando se non addirittura aggravando il prossimo anno la problematica. La seconda è un sostegno vero di 500 euro per quegli studenti abruzzesi fuori sede e quegli studenti fuori sede in Abruzzo che non hanno già una copertura analoga nella loro regione di provenienza al di sotto di una certa soglia ISEE per stare vicino agli studenti fuori sede più bisognosi e soprattutto per dare il messaggio che l'Abruzzo è una regione in cui si può rimanere a studiare anche dopo questa emergenza. L'ultima proposta è più un auspicio, l'auspicio che la giunta regionale ponga in essere delle sinergie con le tre ATSU dei tre atenei abruzzesi perché quegli studenti idonei completi del servizio mensa, quelli che sostanzialmente mangiano gratis nelle mense di ateneo, ora che le mense sono chiuse, gli atenei sono chiusi, possano avere un sostegno tramite degli assegni o tramite dei buoni pasto per non essere lasciati da soli in questo periodo. Chiediamo il rimborso di tutti i servizi dei trasporti non usufruiti in questi mesi. Chiediamo inoltre che vengano erogate le borse di studio a tutti gli idonei con 3 milioni di euro e chiediamo un investimento sulla formazione e sulla nostra regione per attrarre i giovani in questa regione circa la possibilità di finanziare almeno in parte il fatto di poter stare attraverso fitti e locazioni in questa regione. È anche un modo per frenare la cosiddetta fuga dei cervelli, cioè un piano organico di rilancio, in questo caso sulla formazione e non più iniziative spot così come sta facendo la Giunta Renta.